Jake La Motta, all'anagrafe Giacobbe La Motta, nasce a New York il 10 luglio 1921. È un ex pugile statunitense, campione mondiale dei pesi medi, detto Toro del Bronx e Toro Scatenato. Dopo essere cresciuto nel Bronx in mezzo a mille difficoltà che l'hanno visto combattere per la strada, riformato a scuola e rinchiuso in prigione, comincia la carriera di pugile nel 1941. Il 16 giugno 1949 a Detroit vinse il titolo mondiale dei pesi medi contro il francese Marcel Cerdan, che era il campione in carica. Difese due volte il titolo, prima contro Tiberio Mitri e in seguito con Laurent Datouil, battendoli entrambi. Il 14 febbraio 1951 si tenne l'attesissimo sesto incontro tra il Toro del Bronx e Sugar Ray Robinson, con in palio il titolo mondiale. Il titolo passò alla storia del pugilato come il massacro di San Valentino. Robinson vinse per KO tecnico al 13° round, quando l'incontro fu interrotto con La Motta sfinito, abbandonato sulle corde. Appesi i guanti al chiodo nel 1954 e si ritirò dal ring. Concluse la carriera con 106 incontri disputati, 83 vittorie, 19 pareggi e 4 sconfitte.